Sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Come sentirsi italiani? Questo è il problema. Quando in ospedale vi è ricoverato un paziente illustre, è usuale per la direzione sanitaria leggere ogni giorno un bollettino sullo stato di salute dell'ammalato per tranquillizzare ovviamente i parenti, gli amici e i conoscenti. Dando per paziente l'Italia, ammalata gravemente, c'è poco da tranquillizzare i parenti, cioè gli italiani. Possiamo solo dire che tutti auspicano la guarigione attraverso la cura, cioè la crescita. La crescita è una medicina rara, non si trova sul mercato con facilità, neanche in quello nero di mercato. Leggiamo il bollettino di questo mese. Cresce la disoccupazione, colpisce soprattutto le donne, i giovani, le grandi imprese nazionali, in testa la Fiat. Collassano infatti le immatricolazioni di auto mai così basse nel mese di marzo da lontano 1980, il meno 35% rispetto al marzo del 2011. Il Centro Studi di Convindustria addirittura comunica che l'economia italiana praticamente peggiorerà, in quanto il peggio deve ancora arrivare. Proviamo per un momento ad immaginare allora cosa succederà nella Sicilia nei prossimi mesi. L'Istat rileva che il tasso di disoccupazione nella fascia dei giovani tra i 15 e i 24 anni a febbraio è salito quasi al 32%. Si tratta del dato peggiore dal 1992, cioè dall'inizio delle serie storiche dei dati emanati dall'Istat. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, assicura nel frattempo il suo sostegno alla riforma che dovrebbe aiutare la crescita. Si attacca alla CGIL di difendere colpevoli, di difendere i lavoratori, di fare muro sulle riforme, in particolare sulle modifiche dell'articolo 18. Il problema, però, oggi è fermare i licenziamenti, non facilitarli. Chi non sta nelle piazze, tra la gente, non conosce la gravità della situazione. Attenzione ad armeggiare con cura parole come lavoro, lavoro per tutti, solidarietà, sussidiarietà, pensioni, ammortizzatori sociali, lotta al caro vita. Meglio, prima di parlare, conoscerne il significato. Diamo avvio a Parliamone Insieme. Thank you.
Buonasera, bentrovati. Sono venuti a trovarci oggi con noi qui l'avvocato Roberto Gambina, responsabile provinciale ad IRCON, organismo Medea, la dottoressa Floriana Bruccoleri, mediatore professionista Federconsumatori anche, dottoressa Attardo Paola, responsabile dell'organismo di mediazione Solaris. Poc'anzi, a proposito della sigla, benvenuti intanto tutti, a proposito della sigla, la dottoressa Bruccoleri mi dice ma però la premessa con la mediazione effettivamente cosa c'entra? Lo spiego subito. Intanto noi siamo a Porta di Ponte, ci stiamo facendo una bellissima chiacchierata, siccome siamo tutti di Agrigento sappiamo il significato anche di Porta di Ponte, il suo valore, la sua storia, che cosa significa soprattutto per gli agrigentini, specialmente quelli che amavano confrontarsi, parlare, lamentarsi anche perché no, ma soprattutto incontrarsi. Col passare del tempo si parla sempre di meno, ma il guaio è che i problemi sono aumentati. La nostra trasmissione attualizza un po' il momento, chiaro che la premessa è attualissima, avete visto Gaber, che bella sorpresa, dice io non mi sento italiano, in questo momento il nostro paese, chissà che la stessa cosa non dica un greco quando dice io non mi sento un greco con la Grecia in queste condizioni. Io non mi sento italiano, ma un italiano che oggi si muove in un contesto sociale, economico, in continuo divenire. Purtroppo è un divenire difficile, lento, gravoso. L'argomento di oggi, che è la mediazione, entrata in vigore proprio nel mese di marzo, per la seconda parte, perché già lo scorso anno, nel mese di marzo, aveva fatto il suo esordio nel nostro paese, volevo solo rappresentare, quindi spiegare un po' meglio cosa c'entra l'impostazione della trasmissione. La mediazione comporta per i cittadini dei vantaggi e indubbiamente sono vantaggi che c'è qualcuno sempre che ne trae un vantaggio e un altro che paga, chiaramente paga in termini sicuramente economici rispetto a determinate problematiche, ma il problema è che anche chi paga, paga in un contesto in cui forse deve pagare, ma deve pagare con difficoltà anche economiche perché magari non ha un lavoro, perché lo sta perdendo, perché ha una pensione con la quale ci deve pagare, ci deve sopravvivere. Ecco cosa c'entra la premessa con il ragionamento che noi stiamo facendo. Tutto si muove in un contesto che è quello rappresentato dal nostro paese. Ecco, detto questo, proprio per completare il pensiero, a proposito della lettura fatta in premessa, quando diciamo facciamo attenzione a come armeggiamo determinati argomenti e determinate questioni, vediamo un attimo questo video e dopodiché entriamo nel vivo della trasmissione anche con l'argomento della mediazione, però questo ci rende ancora più chiaro il pensiero che poc'anzi ho espresso. Guarda che belle facce che ha questo governo. Sono carini, mai aggressivi, educati, per bene. Mi ricordano i maggiordomi di Agatha Christie. Non penseresti mai che sono degli assassini. Poi arrivi l'ultima pagina della legislatura e twin, 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 twin. Mi scusi, Caterina, ieri Monti ha detto se il paese non è pronto, io non tiro a campare. Se il paese è pronto, mi scusi Catricalà, ma pronti a far cosa? Più pronti di così? Mi scusi Catricalà, le pensioni le avete tagliate, le buste paga oggi al 27 sono più leggere, l'IVA l'avete aumentata, la benzina costa come un brunello, io quando vado mi fa un calice di verde, eh sì ma devo aprire una bottiglia, ma una benzina sfusa della casa non ce l'avete. Catricalà, non dimentichiamoci che poi a giugno ci sarà l'IMU. E i comuni non hanno ancora stabilito le aliquote dell'IMU. Dell'IMU non si sa niente. Siamo IMU deficienti. A proposito dei salari minimi, mi scusi Catricalà, chi è che ha calcolato il numero degli esodati? Perché da 50.000 sono passati a 350.000. Ma chi ha sbagliato i conti non dovrebbe esodare anche lui? Ma soprattutto, chi mica l'ha inventata la parola esodato? Ci
ci diamo del tu e procediamo con estrema facilità. Roberto, è evidente che la premessa, diciamo, ci mette nelle condizioni proprio per il valore delle cose che poc'anzi ho voluto citare. Non possiamo non ragionare anche su queste cose nell'ambito dell'argomento che è prioritario, quindi siamo anche consumatori, abbiamo anche le nostre famiglie, il nostro peso, però siamo anche coloro i quali, riferitamente alle attività, alle nostre professioni, devono portare avanti le stesse. Con quello che ci preoccupa soprattutto è il contesto in cui ci muoviamo. Cosa ne pensi tu di questa premessa, intanto, che hai avuto modo di vedere, ragionando anche sulle cose che ci siamo... Allora, sicuramente la comicità di questo Crozza è molto esilarante e porta a ridere di un problema e di problemi che sono effettivamente poi gravissimi nel nostro paese. Quindi magari ci facciamo la risata, ma poi ci troviamo dinanzi a questi problemi. E, la principale risorsa dell'Italia, io lo dico da tanto tempo per il mio lavoro e per le altre cose che ho fatto, è l'uomo. Dico sempre l'uomo è la centralità, l'uomo in senso, diciamo, naturalmente anche donna, è ovvio che non vorrei creare problemi. Esatto. Però, l'uomo è anche la donna è la centralità della crescita, e diciamo la persona, quindi su quello che tu hai detto all'inizio, la crescita dobbiamo farla noi. Quindi se paragoniamo l'italiano virgolettato con il greco, è ovvio che siamo in due culture molto importanti, ma l'italiano è una cultura ben diversa, ha la cultura capitalistica, una cultura imprenditoriale, industriale, maggiore di un paese come la Grecia. Quindi ecco perché uno come Monti, questo nostro Presidente del Consiglio, spera sempre che la crescita non sia data solo dal suo lavoro, ma anche dal lavoro degli uomini che la fanno l'Italia. Quindi questo giustifica la comicità di alcuni di questi comici, che scherzano molto sulle problematiche che sono abbastanza gravi. Diciamo che quando uno Stato come quello dell'Italia si trova in una situazione di crisi, che è già stata più volte in questo 1900, l'unica problematica è oggi che siamo nella globalizzazione. Mentre prima eravamo chiusi nel nostro paese e quindi dovevamo risolvere le nostre problematiche all'interno del nostro paese, ora siamo, diciamo, dinanzi a chi ci guarda. Abbiamo visto recentemente gli agganci con la Cina. La Cina ci vede un terreno fertile, non rallegriamoci sulla Cina. Scusa, solo perché l'hai citato tu, il Presidente del Consiglio è stato in Cina, sì. E quando gli ho sentito dire un'affermazione, nel senso invitava il Presidente cinese a investire in Italia, a prendersi quasi l'Italia in mano. Benissimo. No, perché già che cosa stanno facendo? Dico, non è che c'è bisogno tanto di l'economia cinese è un'economia forte e quindi può essere di aiuto al nostro paese. Certo, senza dubbio, e tanto è vero che la Sicilia, che oggi è poco industrializzata, è un terreno fertilissimo per la Cina, tanto è vero che il Presidente Lombardo recentemente con i suoi funzionari ha avuto gli incontri con i ministri cinesi proprio per dar forza alla creatività, se così si può dire, dei cinesi. Io non credo alla creatività dei cinesi, ecco, lo dico oggi perché la creatività degli italiani è maggiore ed è nei libri di storia. Quindi dovremmo essere un po' più forti nel nostro interno ed espanderci e non farci, come sempre la Sicilia è stata, terreno di grande conquista. Stiamo diventando di nuovo terreno di grande conquista. Se noi non siamo conquistati, la nostra regione per noi è un problema, abbiamo bisogno di essere conquistati. Floriana, dal tuo punto di vista invece di donna, cominciamo intanto di moglie, di mamma, di donna. Chiaro che i problemi che... di moglie intanto. No. Intanto di moglie, perché comunque si considera il ruolo della donna nell'ambito della famiglia. Chiaramente una donna che fa una professione, che fa un'attività, comunque vive un contesto familiare, secondo me, di maggiore impegno, di maggiore difficoltà, voglio dire. Ecco, secondo te, poi noi ci occupiamo anche di problematiche legate ai consumatori, ecco, queste tematiche, così come noi le avvertiamo, poste in maniera anche piuttosto così semplice, sono temi che invece sono molto seri. La percezione che hai tu nel contesto in cui noi viviamo fa di questi problemi problemi seri o no? Cioè la gente, qual è la tua percezione soprattutto? Ma io diciamo che... in questo periodo, soprattutto in questo periodo, vivo, mi trovo sinceramente
leggere giornali, mi trovo a vedere in continuazione, a sentire comunque notizie che mi rattristano fortemente. Da un lato creano rabbia perché mi rendo conto che oggi come oggi, quello che è l'unico elemento che potrebbe dare dignità alla gente, alle persone, all'essere umano, che è il lavoro, oggi come oggi è fortemente, cioè viene fortemente meno. Perché comunque la cosa che, ma questo è frutto, diciamo, molto probabilmente di politica che non solo il governo di oggi, ma anche il governo precedente hanno portato avanti, magari celandosi dietro quelli che sono le esigenze di rispondere ad una situazione, come diceva Roberto, di globalizzazione, di problemi che sono legati magari a contesti che non riguardano soltanto l'Italia, ma che abbracciano l'Europa, perché noi vediamo che comunque non soltanto l'Europa, ma anche il mondo è in crisi. La crisi nasce negli Stati Uniti, la crisi si diffonde anche appunto nei vari Stati europei e la viviamo anche noi. E penso che questo ha un effetto deleterio molto grave nei confronti non solo delle famiglie, ma nei confronti dei figli, perché nei confronti anche dell'economia, soprattutto certamente dell'economia complessivamente, perché è chiaro che venendo a mancare il lavoro si riduce tutto, si riducono i consumi, e questo secondo me è mortificante per una persona. Io volevo dire a Paola, chiedere a Paola anche una riflessione da parte sua. Noi abbiamo lo statuto, cioè ci sono state le nostre leggi, spesso sono state molto avanzate. Io sostengo la tesi, ad esempio, che la nostra Costituzione è ancora avanzatissima rispetto alla sua piena e totale applicazione. Non dimentichiamo che l'Italia è fondata sul lavoro, oggi sembra quasi un controsenso, ma di fatto scrivere allora che l'Italia è fondata sul lavoro era un fatto di civiltà, soprattutto di rispetto per la persona umana. Ma oggi sembra l'esaltazione dello statuto dei non lavoratori. No, c'è lo statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970. Stiamo quasi esaltando lo statuto dei non lavoratori, infatti la riforma va forse in questa direzione. La tua percezione invece su questi, sull'attualizzazione della problematica che riguarda non solo il lavoro, riguarda il contesto che viviamo in questo momento. Il contesto ovviamente, non solo dal mio punto di vista, ma credo sia il punto di vista di tutti, esatto. È un contesto drammatico. Lo viviamo ogni giorno, lo viviamo sulle nostre, con le nostre famiglie, lo viviamo al lavoro per chi lo ha, lo viviamo anche per le strade. Vediamo molta gente purtroppo che si trova in una situazione davvero disastrosa, ma anche il lavoro, ovviamente, come diceva la dottoressa, ecco, questo è quello che non dà, la mancanza di lavoro non dà dignità all'uomo. Non dà dignità all'uomo, ma anche il lavoro, ma anche addirittura di oggi la notizia che il 50% delle donne non ha lavoro, è disoccupata. Questo vuol dire, esatto, ecco, che esatto. Siamo in un momento dove forse rispetto al passato ancora di più preme l'esigenza di trovare delle soluzioni, se è possibile trovarle in questo caso, se è possibile, che integrano l'uomo, che integrano la donna di qualsiasi rango, di qualsiasi cultura all'interno di un mondo lavorativo che forse manca, che forse non c'è, che forse l'uomo non riesce a trovare per mancanza anche di creatività. Ecco, io non dico che tutti dobbiamo aspirare al posto fisso, cosa che oggi è soltanto un sogno, però credo che forse anche la fantasia di fronte a questi, ai problemi politici, ai problemi sociali, viene a mancare, cioè non si riesce più forse a sognare. Ecco, mentre prima vedevo tanti giovani che si improntavano al lavoro, adesso manca anche questo ai giovani. A proposito di giovani, Paola, voglio dire una cosa importante, perché questo è centralissimo rispetto all'argomento. Allora, c'è uno studio in questo momento a proposito dei giovani frenati dalla burocrazia. Guardate i dati. È sempre più difficile il rapporto tra i giovani che decidono di fare impresa e lo Stato, sotto le sue diverse forme. La burocrazia è il principale ostacolo degli under 30, cioè dei giovani che hanno fino a 30 anni,
che a causa della crisi hanno perso addirittura l'interesse, la fantasia e quell'intuito tipico dei giovani che magari vorrebbero guardare lontano, però nel contesto in cui vivono non riescono più a farlo. Poi un'altra problematica, solo un giovane su tre in Italia adesso sogna di fare l'imprenditore, prima erano molti di più. Poi su 9 milioni e 600 mila società attive, solo 500 mila su 9 milioni e 600 mila sono di proprietà di giovani fino a 30 anni, quindi una goccia nel deserto, il 5%. E si chiede il sondaggio, perché questo? Il rapporto del Censis dice, alla domanda fatta ai giovani in generale, vorresti avviare un'attività imprenditoriale? Ti rispondono, no, troppo complicato, a causa della burocrazia. Poi parliamo della crescita, qualcuno ci deve spiegare come si fa la crescita se deve partire dai giovani, no? Poi dice, la Banca Mondiale dice, nel 2011 l'Italia è all'87° posto perché a causa della burocrazia è difficile per un giovane fare impresa. La cosa che fa sorridere, il Marocco sta superando l'Italia per facilitazioni di tipo burocratico nell'attivare nuova imprenditorialità. Dico, noi dove dobbiamo arrivare ancora non lo so. È un atto di coraggio, infatti, fare imprese in Italia. Un imprenditore ogni anno perde 285 ore del suo tempo per pagare le tasse. In pratica passa un mese a fare la fila negli uffici in Italia. In Germania 225 ore. Ecco, questa sanissima ripresa serve soprattutto in questo momento a fare in modo tale, condividerete con me ovviamente adesso, penso che ci siamo messi in sintonia, la ragione per la quale è difficile lasciare fuori da un contesto in cui si parla di questioni che sono come quelle che riguardano oggi la professione, il contesto in cui si vive, cioè noi respiriamo problemi che creano un disagio anche a noi, che probabilmente in questo momento magari ne abbiamo di altri, ma non certamente quello della sopravvivenza alla quotidianità. Però dico, per cominciare comunque in ogni caso a dare anche a rappresentare anche agli ascoltatori un po' quello che è il tema principale adesso dell'argomento che è frutto della trasmissione odierna, vediamo lo spot che il Ministero ha attivato per diffondere l'avvio della mediazione nel nostro Paese. E così cominciamo poi il dibattito. Ma c'è qualcosa che non va? Perché ti vedo così nervosa oggi? Sai, ho un problema legale serio e temo di dover andare in causa. E ma allora dovresti servirti della mediazione? E cioè? È una cosa nuova, è uno strumento semplice ed efficace che può aiutarti a risolvere i problemi legali e a trovare una soluzione rapida e conveniente. Pensa, persino se la causa è già cominciata. Il decreto legislativo 28 del 2010 ha introdotto l'istituto della mediazione, con cui puoi trovare in tempi brevi una soluzione conveniente a qualunque controversia civile e commerciale. Per ulteriori informazioni, www.giustizia.it. Mediazione, semplice ed efficace. E allora il Ministero della Giustizia, Paola Severino, ha confermato che la mediazione civile per le controversie in materia di sinistri stradali e di liti condominiali entrerà in vigore, come già entrata in vigore, il 21 marzo del 2012. Roberto, quindi cominciamo a inquadrare in maniera molto semplice, per farlo capire soprattutto alle persone che ci ascoltano, l'istituto della mediazione, adesso con l'ingresso anche di questi due temi che sono a diffusione chiaramente stellare, per così dire, capillare. Senza dubbio. Sostanzialmente la pretesa, vogliamo dire pretesa, del nostro precedente governo e del ministro che era allora Alfano, era quella proprio di far metabolizzare in un anno quello che era un istituto che in Italia e nel nostro paese c'è sempre stato. Io spesso, essendo anche docente di corsi per mediatore, ho sempre fatto una premessa quasi storica,
chi non conosceva ai tempi che diciamo sono passati il cosiddetto terminologia proprio siciliana, il cosiddetto sensale, il cosiddetto mediatore, il cosiddetto uomo di turno che aiutava un po' in tutti i campi, dalla vendita dell'asinello all'acquisto dell'abitazione, alla vendita del terreno, alla raccolta più o meno organizzata di terreni, di incolti o colti, quelli che erano. Quindi era un uomo che sapeva dare un giudizio o un consiglio giusto nel momento giusto. Questa è, diciamo, una forzatura, quella che dico io, ma che non è una vera forzatura nel nostro paese, perché questa figura in Europa ha avuto un'espansione molto molto forte, tant'è vero che è proprio l'Europa che ci dà l'input attraverso le proprie normative di far questa modifica strutturale dell'istituto della mediazione, inserendola come istituto primario e quindi istituto fondamentale, perché ricordiamolo che chi fa l'avvocato lo sa, la mediazione esisteva perché il giudice era obbligato a tentare la mediazione in qualunque procedimento, come anche il giudice di pace è obbligato a farlo prima della discussione iniziale della causa. Quindi la mediazione c'è stata, esisteva, ma non era formalizzata in maniera istituzionalizzata, ecco, meglio dire. Ecco, l'istituto della mediazione ha portato uno stravolgimento sulla normalità che ormai era nel campo della giustizia, che era nel campo dell'opinione diciamo pubblica del cittadino, perché il cittadino sa che se per avere un diritto salvaguardato due o va a fare la causa oppure si tiene il torto. Invece, però Roberto, guardiamola su un piano, diciamo su più piani. Allora diciamo questo, che in questi giorni c'è stato anche il Ministero di Grazia e Giustizia, anzi a TG1 c'è stato il giudice Gigi Birritelli, che ha dato una spiegazione abbastanza chiara sul valore della mediazione. E il dottore Birritelli sosteneva la tesi che bisognava guardare alla mediazione come all'istituto che, se crediamo che oggi c'è una giustizia lenta, appesantita, farraginosa, che magari non risponde a esigenze di immediatezza, di velocizzazione delle risposte nei confronti degli utenti e dei cittadini, la mediazione, se articolata nel modo giusto, se utilizzata nel modo giusto, può rispondere anche ad esigenze di velocizzare la risposta alla giustizia nei confronti dei cittadini. È così o no? Sì, è così, ma questo è proprio il fondamentale requisito della mediazione. La mediazione nasce in Italia sotto forma di questa legge dell'anno scorso, e quest'anno ha dato questo input in più, questi due nuovi diciamo grossi centri di cause dinanzi al tribunale. Nasce proprio dalla volontà del legislatore di voler razionalizzare quello che non riusciva a fare le autorità giudiziarie, cioè le autorità giudiziarie con pochi giudici avevano troppi fascicoli iscritti al ruolo, quindi la mediazione doveva essere, come si suol dire, un solco quasi insormontabile per delle cause che non dovrebbero andare appunto dinanzi a un giudice. Quindi proprio perché si semplifica il contenzioso valore deflattivo civile. Proprio. Sì, no, il concetto di valore deflattivo estensiamo sì. Invece. La mediazione nasce proprio da questo concetto. Il concetto deflattivo vuole, cioè, far affluire ai tribunali meno cause, esatto. Quindi alleggerire il lavoro dei giudici che in questo momento si trovano ad avere un carico notevole, non riuscendo a smaltire tutto il lavoro. Ovviamente non deve avere la presunzione di sostituirsi alla giustizia, mai. Perché la mediazione è sì un metodo alternativo alla giustizia, ma è cosa ben diversa, io ritengo, dal responsabile, ritengo che sia una cosa ben diversa, e da persona che ogni giorno vive la mediazione, perché innanzitutto i mediatori non sono dei giudici, diciamo questo, i mediatori devono conciliare interessi, non diritti, per cui il mediatore non fa giustizia. Il mediatore cerca di unire contrapposti interessi, deve muoversi proprio in questo campo,
Perché dico questo? Come arriva il cittadino alla mediazione? Cioè, faccio un esempio, uno che non conosce che c'è la mediazione in questo momento in vigore nel nostro paese, ad esempio per sinistri stradali. No, va dal proprio avvocato. Generalmente per sinistri stradali esiste già una trattativa extragiudiziale, cioè l'avvocato fa una lettera di diffida e messa in mora. No, quindi già l'utente è dall'avvocato. È dall'avvocato. Chiaro. Perché non è stato per esempio risarcito o perché ritiene che il risarcimento offerto dall'assicurazione non è idoneo ai suoi danni subiti. Allora, in questo caso l'avvocato ha un obbligo di informativa, quindi informa il cliente che per poter fare la causa, quindi per poter avere il proprio diritto riconosciuto, deve andare davanti al giudice, però deve passare dal 21 marzo del 2012 presso un organismo di mediazione per mettere in atto e quindi attivare la mediazione. In questo caso vengono l'avvocato o il cliente da solo, ma preferibilmente insieme all'avvocato, vengono in mediazione. Devono compilare una semplice istanza dove si richiedono i dati anagrafici ovviamente e la cosa vogliono ottenere in mediazione, il valore della causa e si attiva la mediazione. Entro 5 giorni l'organismo deve nominare un mediatore. I mediatori ovviamente sono delle persone che vengono formate all'interno degli organismi e che hanno sì competenza di diritto per chi è laureato in materie economiche e giuridiche, ma soprattutto l'organismo cerca di puntare sui mediatori sulla comunicabilità e quindi cercare di creare un feedback tra le parti in modo da capire quali sono gli interessi e per questo che vengono... Un feedback sta per gradimento, sì, no? Sì, c'è cioè un... Esatto, cerco. Lo diciamo per le persone che ci ascoltano. Quindi deve creare questo primo deve incontro. Entrare, nel primo incontro cerca di capire quali sono gli interessi delle due parti, successivamente se le parti lo richiedono, anzi la legge prevede proprio degli incontri disgiunti tra le parti, perché ovviamente ognuno è libero di dire quello che vuole al mediatore anche in sede separata. E qui io dico che la mediazione ha un valore aggiunto rispetto alle cause che vengono fatte in tribunali, perché le parti sono libere. Le parti possono esprimere quello che vogliono, cosa che in tribunale molto spesso non avviene. Ecco, io... E nell'esprimere questo, le parti, o meglio, il mediatore può cogliere quella soluzione che in tribunale probabilmente fuori, non riesce ad venire a galla perché per remola non si parla, le parti non sono tutte a parlare, c'è l'avvocato per cui parla l'avvocato e non la parte. E quindi io ritengo che sì, è vero che è una giustizia alternativa, ma non bisogna sostituirla assolutamente alla giustizia. Ecco, questo è un messaggio abbastanza chiaro. Vorrei parlare con la dottoressa Broccoleri. Floriana, ascolta, è intanto un elemento da non trascurare, perché arriva immediatamente, è che una causa, per anche la più semplice, molto spesso suscitava lamentele da parte degli utenti, dei cittadini, per la sua lunga durata. La mediazione stabilisce, assicura, non stabilisce, assicura al cittadino una durata estremamente chiarissima, dentro la quale poi il cittadino sa se potrà essere soddisfatta la sua richiesta o meno. In ogni caso, questo è già un primo elemento di certezza. Andiamo invece alla poc'anzi la dottoressa Attardo diceva questo, a proposito di sinistro. Il cittadino va dall'avvocato, l'avvocato, c'è una procedura già standardizzata, in ogni caso il cittadino può anche in quel caso farsi assistere dal legale. Credo che una delle ragioni per le quali oggi si è entrati in fibrillazione anche, è entrata in fibrillazione anche l'avvocatura a livello nazionale, per la quale ricordo c'è tuttora un ricorso alla Corte Costituzionale, pendente alla Corte Costituzionale, però in ogni caso chiariamo un altro concetto. Sì, il cittadino si può fare assistere, un conto è un sinistro stradale per un ammontare di 150 euro, un conto è un sinistro stradale per un ammontare di 500.000 euro. Allora, se un'entità
In relazione all'entità, è legittimo e c'è la possibilità che il cittadino vada al suo legale di fiducia e gli chiede di farsi assistere durante il processo di mediazione, sì o no? Sì, il legale può assistere anche quindi la parte quindi nell'attività appunto di mediazione. Perché chiaramente il supporto tecnico del legale deve esserci nella mediazione. Prima era semplicemente facoltativo, adesso invece diventa comunque obbligatorio. E non solo, in determinati casi, anche ad esempio nelle ipotesi di particolare difficoltà, si può chiedere anche la presenza di consulenti che possono aiutare meglio comunque a specificare la causa oppure determinati elementi appunto che sono oggetto appunto della conciliazione. Ma se capisco bene, anche l'intervento di eventuali consulenti deve comunque muoversi temporalmente nell'ambito della durata, consulenza e poi si vede, assolutamente, no? Infatti uno dei principi, uno dei principi fondamentali, ecco, appunto della mediazione e per questo nasce appunto la mediazione, è la ragionevole durata, che non è, è soltanto quindi limitata ad un periodo di 4 mesi, pertanto questo dovrebbe necessariamente facilitare appunto ridurre i tempi appunto della mediazione. Esattamente. Io vorrei a questo proposito far vedere un altro video che ci aiuta nella discussione. Viti condominiali ed incidenti stradali, da domani è obbligatorio cercare un accordo dal mediatore prima di andare in tribunale. Felicità di circa 400.000 cause l'anno. Beghe di pianerottole e incidenti stradali riempiono i tribunali, ma da domani scatta la mediazione. In pratica si deve cercare un accordo davanti a un pacere specializzato. 800 organismi pubblici e privati, tariffe massime fissate dal Ministero della Giustizia. Il costo per la mediazione si stabilisce in funzione al valore del danno. Un danno tipico in un condominio, per esempio di 10.000 euro, potrebbe costare intorno alle 100 euro. Costi ridotti, ma soprattutto tempi rapidi. Normalmente una mediazione, i tempi sono intorno ai 60 giorni. Al massimo la norma stabilisce 4 mesi, per cui le parti possono riuscire a derimere il problema tramite la mediazione. L'accordo è un contratto vero e proprio, se invece la conciliazione fallisce tutto come prima, si va dal giudice. L'obbligatorietà però non piace all'organismo unitario dell'avvocatura, in ogni caso si parte anche se si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale. E allora, quindi anche il video rende chiare ancora meglio le cose che ci siamo detti poc'anzi. Tu hai fatto hai detto una cosa molto interessante a proposito del mediatore, il cosiddetto sensale che si usava nei paesi, no? Voglio dire, per fare una battuta, che c'era anche nei paesi tantissimi anni fa, negli anni 60, c'era il sensale anche per i matrimoni, c'erano le persone, quelle più sagge, venivano anche sollecitate a trovare un buon marito, un buon partito, ecco, per la figlia o per il figlio, ma questo era lasciato alla sua sensibilità di comprendere, conoscitore del tessuto sociale delle famiglie. Ho voluto ricordare questo aspetto perché secondo me, a prescindere dall'aspetto diciamo professionale e anche se vogliamo curriculare e scolastico, credo che il mediatore debba avere insito anche un elemento che a mio avviso è genetico, cioè deve essere una persona, cioè io credo che tra un mediatore che lo fa per professione, asetticamente, e uno che lo sente già come caratterialmente, come facente parte del proprio lato caratteriale, io credo che riesca più il secondo che non il primo. Okay. Perché? Perché se è vero che alla fine la mediazione ha tempi brevi, qui scorrono soggetti con una elevata sensibilità, un'elevata empatia. Cioè uno deve, sì. Bravissima, un'elevata empatia significa uno deve immediatamente entrare, secondo me, nel dettaglio umano delle persone che si rivolgono, che sono presenti in quel contesto e cogliere con un'estrema sensibilità quali possono essere poi quelle piccole sfumature che non sono dettate nemmeno dalle parole che si dicono, perché ecco la sensibilità a cui mi riferisco io.
Non so quanti sono nel nostro paese e non so nemmeno se i corsi di formazione che si fanno tendono a valorizzare anche questo aspetto, che tutto sommato uno potrebbe dire, guardi, ma questo non c'entra niente, le norme dicono, allora il mediatore deve conoscere quanto segue con questi criteri, queste caratteristiche, se non conosce una cosa può consultare il testo a destra a manca, ma non è scritto da nessuna parte il fatto che devi sviluppare una tua sensibilità, o ce l'hai o non ce l'hai. Quella no? È una dote naturale, ecco, facciamo che però parlare Paolo, è una dote naturale. Le donne normalmente sono un po' più sensibili degli uomini, anche se non è una regola. Non è una regola, però dico che è una cosa naturale poter capire gli interessi o capire comunque gli stati d'animo delle persone che si hanno di fronte. Però credo che anche le tecniche di comunicazione siano indispensabili. E infatti nei corsi di formazione, soprattutto in quelli di aggiornamento, perché nelle 52 ore necessarie per formare il mediatore bisogna dare quelli che sono i criteri giuridici per poter lavorare. Certo. Successivamente, ed ecco perché il Ministro ha chiesto una maggiore specializzazione dei mediatori, ma non tanto io credo giuridica, che è necessaria, quando su queste tecniche di comunicazione, che sono secondo me alla base di questi rapporti, perché molto spesso le persone che vengono infatti raccontano la loro storia familiare. Per comunicazione intendiamo proprio comunicare e recepire. Infatti, quando si crea questo rapporto di fiducia, la gente parla, ti dice tutto, questo è fondamentale. È importante per il mediatore, perché il mediatore, se è un mediatore intelligente, può cogliere lo spunto per trovare la soluzione al caso. Ma dati anche i tempi brevi, tutto sommato, no? È proprio la brevità del tempo dentro il quale poi si chiude la mediazione, che deve consentire anche a chi si rivolge alla mediazione di parlare con estrema franchezza e immediatezza. Secondo me questo elemento è molto importante, perché potrebbe aiutarci, forse è un'opinione personale, potrebbe aiutarci a superare una di quelle diffidenze che hanno gli avvocati quando dicono che in realtà alla mediazione dovrebbe partecipare soltanto il legale perché ha una conoscenza giuridica. Però io vorrei far notare che non serve soltanto questo, serve riuscire a comunicare, riuscire a interloquire, e soprattutto esatto. Non serve appunto, quindi non solo delle conoscenze tecniche, ecco perché il legislatore secondo me ha fatto bene ad allargarlo ad altre figure che possono essere il commercialista, che possono essere qualsiasi tipologia di consulente, quindi potrebbero, in quest'ottica si potrebbero superare molte delle obiezioni. Ma loro fanno anche formazione in questo senso, cioè provo Roberto per un momento a immaginare, no? Tu fai il tuo bel corso di formazione, così come prevede il Ministero, ti iscrivi all'albo del Ministero, poi ti iscrivi in un organismo di mediazione, dopodiché adesso la norma consente l'utilizzo anche di consulenti, ma questi consulenti, provo a immaginare per un momento un consulente abituato ai tempi medio-lunghi della giustizia ordinaria, no? Civile. Cioè, questo deve capire che entra in un contesto completamente diverso, cioè, anche il suo deve essere un apporto che tiene conto della estrema velocità del procedimento, quindi anche o mi sbaglio? No, allora, molto spesso sia avvocati, colleghi che anche altri professionisti vi chiedono, dobbiamo fare un'istanza di mediazione, la presentiamo dal tuo organismo, però vorrei capire, la consulenza tecnica la fate voi o la dobbiamo fare noi? Allora la risposta è quella. Dico, se ritieni che la consulenza tecnica che a te serve per questa mediazione debba essere fatta durante o prima la mediazione, falla prima. Quindi questo farla prima, che io consiglio, mette un po' di fretta nel consulente tecnico incaricato dalla parte. Quindi diciamo che tutto si velocizza. Quindi però, il mediatore già trasferisce queste esigenze? No, il mediatore, io parlo come organismo. Ah, ho capito. Se siamo poi all'interno, trasferisce. Se poi siamo all'interno della mediazione, è ovvio che le cose possono cambiare, perché può nascere durante la mediazione la necessità, per esempio in una successione ereditaria o in una divisione di terreni, nasce come è successo recentemente, dove io ero tra l'altro mediatore nominato, abbiamo chiesto alle parti se volessero un consulente, un ingegnere, un architetto, un geometra nominato dall'organismo, o che la cosa fosse
fosse stata, diciamo, scelta da loro. E tutte le parti, sono 18 le parti presenti, divise per 4 avvocati, hanno chiesto la loro consulenza. Quindi noi adesso non abbiamo fatto nessuna nomina. Loro entro 20 giorni di tempo, abbiamo dato 20 giorni di tempo il rinvio, produrranno una consulenza, vi faremo un altro incontro, penso che sia a fine aprile questo incontro, e vedremo cosa ne uscirà fuori. Però quello che io volevo dire sulla discussione che è stata, diciamo, è nata poco fa, che il problema sono belle le parole che noi diciamo, che io dico, io faccio mediazione e conciliazione dal 2006, perché sono stato iscritto alla Camera di Commercio e lo sono ancora, e quindi credo e ho creduto sempre nella conciliazione alternativa o preliminare al giudizio. Scusami, tu hai scritto anche, sì, contribuito a scrivere, sono stato insieme il codice della conciliazione, sì, siamo stati i primi normative italiane, stati, sì, sì, edito da Fronesis, Fronesis editore, sì, a cura di Fulvio Di Blasi, sì, che è un docente, sì, un professore, sì, dell'Università, sì, di Palermo e anche di Boston, rappresentare... quindi una persona internazionale, diciamo, perché è una persona abbastanza che capiva che cos'era la procedura alternativa, le cosiddette ADR, che già sono oggi, quelle americane. Già oggi, per dirla come dice Crozza, già se uno ci capisce qualcosa del lavoro che fa e lo fa capire anche agli altri, è una cosa ed eccezionale. Ritorno sul discorso che volevo dire poco fa. In Sicilia, più che dell'Italia, la mediazione non è stata metabolizzata non dal professionista, dalle istituzioni, dal cittadino. Io devo dire che ringrazio questa trasmissione, come anche altre trasmissioni, dove si parla di mediazione. Della mediazione non se ne parla completamente, non si fa pubblicità, non c'è nulla che porta a conoscenza il cittadino della mediazione. Io, facendo anche, diciamo, gestendo uno sportello di consumatori, io noto che le persone non sanno neanche che cos'è. Perché che cos'è, avvocato? Cioè io devo dedicare del tempo... Una cosa, già le persone non sanno nemmeno cosa sono le associazioni dei consumatori, proprio però per cominciamo da lì. Però molti, no, vengono, molti, no, però vengono. Però molti nel vanno senso, padronato. C'è un padronato, c'è un'evoluzione, noi, devo dire, con, certo, i colleghi abbiamo fatto un lavoro enorme, perché... A questo ritardo si deve anche il contributo di una mancata valorizzazione da parte delle istituzioni, degli enti locali, che pensano, si girano sempre dall'altro lato, perché pensano che tutto sommato le associazioni dei consumatori o i consumatori in quanto tali sono soggetti virtuali, però ne facciamo uso ed abuso nelle nostre terminologie, scusami, perché anche questo, quindi, bisogna dirlo. Quindi io parlo del nostro contesto agrigentino, il cittadino non sa che cos'è la mediazione. Quindi anche quando c'è lo scetticismo televisivo degli scioperi e di altro, questo provoca uno svilimento dell'istituto, uno svilimento che porta alla mancanza di credibilità dello stesso istituto. Quindi dobbiamo tutti metterci, diciamo, a rimboccarci le maniche e far capire che la mediazione oggi non è un costo al cittadino, un costo in più del cittadino, ma è un costo che noi cittadini paghiamo solamente per anticipare un qualcosa che noi chiediamo in maniera veloce. Parlo molto difficile, troppo difficile, lo capisco, però oggi una causa dura 2 anni, 3 anni, se la cosa si risolve in mediazione, in 4 mesi, 3 mesi, 2 mesi, quello che serve per la risoluzione della controversia, la situazione è chiusa anche con un risparmio economico enorme da parte del cittadino, che ha pagato la sua indennità presso l'organismo, perché poi c'è un discorso molto, molto, molto complicato, però voglio dire, ricordiamoci sempre che il Ministero, lo Stato ha previsto il credito d'imposta, la deducibilità per intero del costo. Il gratuito patrocinio. Poi c'è il gratuito patrocinio, che è una problematica ad oggi che il Ministero dovrà risolvere con il capitolo di bilancio, però esiste, cioè io posso usufruire del gratuito patrocinio nell'organismo. Dico, questi sono tecnicismi che servono solamente quando la mediazione è metabolizzata dal cittadino, cioè quando tu lo sai che devi andare al giudice di pace. Molta gente, io che faccio il mestiere, va dal giudice di pace solamente perché gli è arrivata una carta. Ecco, questa cosa potrebbe essere risolta in maniera alternativa nel momento in cui si conosce anche un mediatore, non per forza andare al mio organismo. Cioè, tu che sei mediatore, che cos'è questa cosa? Guarda, è una cosa importante, vieni da noi e ti spieghiamo come puoi avere ragione, come puoi avere, diciamo, una risposta alternativa ad una causa, ma non che questo sia una cosa deflattiva nei confronti dell'avvocato. L'avvocato viene rivalutato nell'ottica della mediazione. Io che faccio questo mestiere dico, secondo me l'avvocatura dovrebbe prenderla sul serio la mediazione. Il problema fondamentale, lo diciamo, è che si è allargato ad altre professioni, cioè
se fosse stato solo avvocato sarebbe stato più valorizzata, ma è una cosa che in Italia deve essere metabolizzata, è una cosa europea, in Europa sono così, in America, negli Stati Uniti l'ADR è fondamentale, è molto diversa, è fondamentale con le sue differenze. Dimmi qual è la differenza. Quali differenze? Ma secondo me è sostanziale la differenza tra la nostra mediazione e quella americana. No, intanto scusami, comincio a dire una cosa. Noi abbiamo ereditato, abbiamo applicato la class action in Italia, che è la brutta copia di quello, quello che si applica in America, dove se uno viene beccato, se a un fumatore viene riconosciuto un danno, alla propria salute, chi vende sigarette si può vendere tutto per pagare quello e altre centinaia di migliaia di persone. Benissimo. Noi non siamo riusciti a far questo. Niente. E abbiamo semplicemente fotocopiato malamente, perché è finito il toner, la class action americana. Questo è vero. Siamo riusciti a fotocopiarla, come tu dici bene, malamente, perché in realtà quella che dovrebbe essere la cosiddetta mediation, cioè effettivamente la questione tra due soggetti, il conflitto tra due soggetti, perché il punto di partenza di ogni mediazione è il conflitto che viene instaurato tra due soggetti. Due persone hanno due opinioni diverse relativamente ad un concetto, ad una situazione che viene appunto a contendersi. Però hanno... marito e moglie dovrebbero trovare sempre un mediatore, mi viene da pensare... Mediatore familiare, in questo caso, che esiste da una figura, che già... sparecchia, fai, dice, un mediatore, per favore, per... Esiste la mediazione familiare, come esistono tanti altri istituti, esatto, che sono vicini alla nostra mediazione, che poi la nostra è una mediazione relativa alle liti civili e commerciali. Cioè, io vorrei fare capire che esistono determinate materie per cui la mediazione è obbligatoria. Esistono altre forme di mediazione inserite in altri settori, come parlavamo poc'anzi, mediazione familiare, mediazione nell'ambito tributario, esistono moltissime forme. Però dicevo, noi abbiamo adottato la forma della mediation, cioè la brutta copia di quella americana, perché loro sono, in quanto alla forma della mediation, diciamo che ricerca un accordo tra due soggetti, risponde, cerca di dare una risposta a due, ha delle esigenze che portano avanti appunto due soggetti, che quindi cerca di trovare una soluzione al conflitto, dicevo prima, che due soggetti, insomma, che... Sì, però mi consentite... Un attimo solo. Però effettivamente... diciamo che in un certo qual modo è più informale, invece in Italia la situazione è un po' diversa, perché da noi innanzitutto si parla di mediazione amministrata, e quindi che significa che è regolarizzata, nel senso che la funzione principale è appunto l'organismo. Chiarissimo. È l'organismo. Quindi in realtà il soggetto, l'avvocato oppure la parte, non si rivolge in sé al mediatore, ma si rivolge all'organismo. È l'organismo il quale è dotato di determinati regolamenti, di determinati principi che sono fondamentali e che influenzano poi tutta l'attività e l'atteggiamento della mediazione, perché ogni organismo opera una sua tariffa, ogni organismo può avere, può anche dettare determinati... Ci sono organismi più o meno bravi, ecco, dico, senza, cioè, non scendiamo, perché ognuno di noi poi dice no, il mio è più bravo, sì, no, dico, secondo me chi fa la differenza in questo panorama della mediazione, poi in fondo? Ma in sostanza è l'attività pratica, perché poi tutti gli organismi di mediazione risultano essere bravi, tutti gli organismi di mediazione risultano essere comunque... competitivi, perché poi è professionali, perché poi in realtà seguono dei programmi che vengono standardizzati, poi perché in realtà si stabiliscono che cioè la legge prevede che devono essere fatti un corso di 50 ore, che devono essere fatti dei corsi di aggiornamento, cioè tutto questo, tutti questi comportamenti sono inseriti nei regolamenti che ciascun organismo fa proprio. Quindi secondo me alla fine ogni organismo è competitivo, ma in realtà la differenza viene fatta dal mediatore. Esattamente. Dal mediatore. Allora, vorrei fare anche un'altra, vorrei far vedere anche un altro video, però prima vorrei introdurre alcuni argomenti. Allora, antenne mal collocate,
animali che abbaiano, poi si accorge che era la suocera, invece non era l'animale, no? Allora poi dice, guardi, non c'è bisogno nemmeno del mediatore, c'è mia suocera. Che... Poi rumori molesti, infiltrazioni d'acqua dal tetto della signora di sopra, tutto questo finora era oggetto, motivo anche, cioè, che cosa inflazioniamo noi la giustizia con queste cose, no? Adesso proviamo a vedere questo video. Il procedimento di mediazione che presentiamo riguarda il caso di una controversia condominiale relativa all'installazione di un'antenna sul terrazzo. Buongiorno, io sono Stefano Cera e sono l'amministratore dello Stato. Sono la nipote della signora Marchese di Rendolo. Avvocato Passerini, assisto la signora e le faccio presente che la delega della zia della signora è già depositata in atti nel fascicolo. Il monologo del mediatore, pur non avendo una forma obbligatoria, si compone di alcuni elementi essenziali. Cercare di arrivare ad un accordo. Sa benissimo che è un nostro diritto e un suo dovere quello di farci installare. Siamo qui per cercare di raggiungere un accordo che sia un accordo giuridicamente valido. Mai avanzato pretese di questo genere. Adesso un gruppo di condomini, di cui alcuni peraltro appena arrivati. Questo appunto è anche un altro, che la signora si sente un po' la padrona del palazzo. Non usi argomenti a sproposito. E noi che dovremmo dire allora del cane isterico che abbaia tutto il giorno? Ci sono molte questioni da affrontare e sicuramente avremo tutto il tempo per farlo. Ho qui uno schizzo della zona dell'edificio di cui stiamo parlando. Veramente preferirei trovare un accordo in questa sede. Ben ritrovati, mi complimento con voi per il lavoro che abbiamo svolto fino ad ora. Allora, Roberto, dice, se non ho capito male, qui siamo partiti da una mediazione per quanto riguarda l'ite del condominio, leggevo, però era per una correzione nel caso, per dare un'informazione corretta, il decreto legislativo 28 del 2010, che ha già introdotto lo scorso anno la mediazione obbligatoria per alcune materie, in verità non dà proprio in riferimento a queste ultime, intendendosi le liti condominiali, un elenco preciso e tassativo di cause condominiali, con la conseguenza che possono essere soggette alla mediazione obbligatoria dalle liti in cui è parte il condominio in senso lato, alle cause sulle modalità di utilizzo dei servizi comuni, come il parcheggio condominiale o il riscaldamento. Qui è intervenuta a proposito l'ANACI, l'Associazione degli Amministratori Condominiali, che ha sancito che l'obbligo della mediazione civile deve riguardare cause interne al condominio in relazione alle norme dettate dal Codice Civile. Cioè, quindi, voglio dire, sembra quasi come non codificare la legge è chiara, non è che la legge deve fare un elenco di quello che c'è all'interno dell'argomento che è previsto, l'argomento è quello. E come io faccio sempre riferimento a due importanti, come quella che hai appena detto, però per esempio i diritti reali, ci sono anche la divisione, ci sono le successioni ereditarie, ci sono i patti di famiglia, ci sono le locazioni, cioè il comodato, quindi non è che l'elencazione degli argomenti è tassativo all'interno di ogni argomento, è quello l'argomento. Tutto ciò che è lite condominiale, deve essere obbligatoriamente alla mediazione. In mediazione, come sono tutto ciò che è situazione ereditaria, come tutto ciò che è un patto di famiglia, tutto ciò che è un... No, dico, ci può essere un amministratore che sbagliando, voglio dire, consiglia ma in maniera sbagliata il proprio condomino, no signora, lei si deve rivolgere all'avvocato. Vabbè, andare dall'avvocato, allora io ho preso questo perde anche del tempo, no? Fa prima di guardi che questa è materia, però, di mediazione, ascolta, vada in un organismo di mediazione. Sì, no? Però siccome l'istituto della mediazione è un istituto che è previsto dalla legge, anche se vada dall'avvocato, l'avvocato è la prima cosa che gli deve dire. Esatto. Quindi sostanzialmente non è che cambi, non cambia nulla. Io ho questa paura, la mia paura è quella che la mancata e la sbagliata informazione non faccia decollare la mediazione. Ma non che la mediazione sia la risoluzione delle problematiche del nostro paese, ma senza dubbio ci dobbiamo tentare. Deve passare il cosiddetto anno, i cosiddetti 12 mesi per vedere l'effetto che ha. Senza dubbio l'effetto oggi viene un po' smorzato dalla crisi, perché la crisi porta anche una diminuzione delle cause, è successo negli anni passati.
stati. Quindi non dobbiamo valutare positivamente la mediazione solo perché ci sono meno cause iscritte, ma senza dubbio fra un anno, fra sei mesi, fra due anni, dobbiamo vedere che tipo di rodaggio deve avere questo. Dopo le prime condanne. È bravissima. E poi ci sarà sentenza. Possono essere un elemento di maggiore diffusione, per dire, dell'interesse verso la mediazione. Quello che dice la collega è eccezionale, perché è stato oggetto di critica. Detto da un uomo verso una donna di questi tempi. È stato eccezionale, perché è molto criticato, ma l'obbligatorietà, che tanto combattuta, potrebbe essere veramente la soluzione alternativa al flusso inutile di liti come quella dell'antenna. Perché io stesso sono il primo, lavoro con questo mestiere, a dire: ma perché non la chiudiamo prima? Perché ricordiamoci che noi avvocati, noi diciamo giuristi, siamo i primi mediatori, prima dell'esistenza dell'istituto della mediazione, siamo i primi mediatori, siamo quelli che effettivamente la transazione la andavamo a fare, l'andavamo a cercare di contattare. Chi è l'avvocato di controparto? Lo conosce che lo chiamo. Perché è differente. È molto, molto differente. Certo, quindi la trasformazione in mediazione ha portato a una differenziazione del tipo di chiusura della pratica. Nello stesso tempo diamo un servizio, e questo lo voglio dire perché è giusto che si dica, diamo un servizio sociale, perché io che faccio associazione dei consumatori da più di 12 anni, da 12 anni, so cosa significa lo sfogo, come diceva Floriana prima, lo sfogo della persona che mi racconta la storia della figlia che quando aveva 5 anni ora ne ha 45. Perché? Perché il cittadino, specialmente il cittadino anche spesso non abbiente, ha bisogno di rapportarsi, cosa che non può fare in uno studio legale, perché in uno studio legale bisogna pagare. Ed è una problematica. Esatto. Associazione consumatori dà più spazio. Ecco, quindi l'associazione consumatori legata all'organismo di mediazione, chiunque esso sia, può portare una svolta anche a livello sociale nel nostro sistema. Allora, vorrei insieme a voi parlare della procedura. Sì, la procedura prevede in primo luogo il deposito di un'istanza presso un ente certificato, come la Camera di Commercio, gli ordini professionali o enti privati riconosciuti dal Ministero della Giustizia. E il mediatore avrà 15 giorni di tempo per la convocazione delle parti. Gli interessati hanno piena libertà di scegliere l'organismo mediatore, sì, ma se vi sia una pluralità di domande, la mediazione dovrà svolgersi innanzi all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Quindi ci sono delle cose che competono anche ad una corretta informazione verso le famiglie e gli utenti. Se poi la controparte dovesse rifiutare tale convocazione, ha il dovere di esporre al giudice in tribunale le motivazioni del suo diniego. Se questi dovesse risultare infondato, si incorre in sanzioni precise. Quindi il giudice infatti condanna la parte costituita che non ha partecipato al provvedimento senza giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di pari importo al contributo unificato dovuto per instaurare il giudizio. E non può richiedere la ripetizione delle spese. Per proseguire, si precisa inoltre che in riferimento al contributo unificato pagato dal cittadino per attivare una causa, il cui ammontare intanto è indetraibile, le parti obbligate alla mediazione in una causa su sinistri stradali o condominiali hanno la facoltà di detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Tutte le materie oggetto dell'articolo 5. Quindi solo diciamolo allora, quindi in una tutte le cause riguardanti tutte le materie oggetto della mediazione obbligatoria, e poi possiamo anche fare l'elenco. Hanno la facoltà, non ci sono i tempi, però per ora lanciamo un input di carattere generale. Iniziale. Quindi hanno la facoltà di detrarre dalla dichiarazione dei redditi a titolo di credito di imposta le indennità corrisposte all'organismo di mediazione fino a un massimo di 250 euro in caso di insuccesso e di 500 in caso di successo per ogni mediazione svolta. Quindi queste procedure sono codificate, e io credo che anche le associazioni dei consumatori dobbiamo fare uno sforzo, perché poi vediamo se insieme
anche alle altre associazioni, al cartello provinciale dell'associazione dei consumatori, riusciamo a creare delle, a mettere in piedi delle iniziative, perché essendo già di recente applicazione l'estensione della mediazione obbligatoria, abbiamo il dovere anche noi di fare una sanissima azione di informazione corretta verso i cittadini. È indubbio che qui mancano gli avvocati dell'avvocatura. Sentiamo come la pensano. Si preannunciano giorni difficili nel settore avvocatura. Anche il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Avvocati, presieduto da Antonino Gazziano, aderirà all'astensione delle udienze penali, programmata già da alcune settimane a livello nazionale. Si tratta del terzo sciopero dopo gli ultimi due avvenuti nel mese scorso. La motivazione delle giornate di astensione dal lavoro deriverebbe dalle difficoltà che sarebbero in arrivo per lo svolgimento della professione. Ad Agrigento poi ci sono altre problematiche di carattere locale, come ad esempio la difficoltà nell'organico dei giudici al Tribunale del Capoluogo. Si attendono dunque giorni in cui l'attività giudiziaria subirà dei rallentamenti. Le uniche udienze che verranno assicurate saranno quelle con detenuti o le direttissime. Il terzo sciopero in poco tempo da parte dell'avvocatura. E questa fibrillazione, comprensibile per il loro verso, chiaramente finisce con il disorientare il cittadino rispetto a chi sostiene l'una o l'altra tesi, no? Secondo voi? Io volevo proprio poco fa rispondere, perché volevo dire, gli avvocati stanno diciamo cavalcando in questo momento questa lotta per diverse ragioni, secondo me. Li abbiamo toccati in un punto, ovviamente la mediazione, l'istituto della mediazione, ha toccato forse uno dei punti più importanti, cioè una classe che ha avuto sempre, che è stata una casta come quella dei notai, per cui vedersi in questo momento quasi estromessi, all'inizio estromessi alla mediazione, poi ritornati perché gli scioperi hanno imposto questa presenza, per loro è diciamo un momento di grande difficoltà, anche perché ricordiamo la loro forma mentis, hanno studiato la storia del diritto romano. Come spazzare via, mi dicono i miei colleghi, anni di studio o la nostra tradizione, dove per esempio c'era lo ius prime noctis e tutto quello che regge il nostro diritto, con l'istituto della mediazione, Roberto mi può dare atto di questo, di quello che sto dicendo, cioè. E ovviamente come casta loro rivendicano questo, rivendicano anche il cosiddetto famoso brocardo, causa che pende, causa che rende, quindi anche per loro il termine di 4 mesi, anche se dai risultato immediato al tuo assistito e immediatamente sei anche tu pagato, il tuo onorario è pagato per la tua professionalità, viene riconosciuta, ovviamente si circoscrive nell'arco di 4 mesi e non più nell'arco di 6, 7, 8 anni, che è la durata di una causa normale. Certo. Per cui, ecco, quindi io dall'altra, mi pongo anche dall'altra parte, perché anch'io sono stata, quindi credo che anche loro abbiano, però penso e ritengo che devono rivisitare, la classe degli avvocati deve rivisitare il loro modo di pensare e deve metabolizzare l'istituto della mediazione come un istituto a loro vantaggio e non svantaggio, perché noi non abbiamo mai fatto gli organismi, la legge, credo anche il ministro Alfano non voleva, mettendo in atto, quindi legiferando in materia, fare la guerra agli avvocati, assolutamente, ma ha cercato di rendere più semplice il sistema giustizia cercando di venire incontro agli avvocati stessi. Allora, io credo che nell'attesa che la Corte Costituzionale si esprima su questa materia, intanto chiaramente l'Avvocatura Agrigentina è invitata anche alla nostra trasmissione, ove lo richiedesse, personalmente sono disponibile a fare una trasmissione anche per esprimere, per rappresentare il punto di vista dell'Avvocatura su questo tema. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, quindi ringrazio l'Avvocato Roberto Gambina, responsabile provinciale di ADIRCON dell'organismo Medea, la dottoressa Floriana Bruculeri, mediatore professionista nonché anche rappresentante di Feder Consumatori, la dottoressa Tardo Paola, responsabile dell'organismo di mediazione Solaris. Concluderei così,
Avete visto com'è prassi oramai di Parliamone Insieme, credo che sia una trasmissione unica del suo genere, questo ci viene confermato dalle tantissime persone che ci testimoniano la loro gratitudine per far entrare a casa delle famiglie in maniera molto semplice e comprensibile argomenti di grande complessità. Concludiamo con Gaber, che abbiamo promesso di concludere con Gaber fino alla conclusione della campagna elettorale. Il consiglio è: fatene buon uso tutti coloro i quali sono candidati. Quando uno è al massimo del pessimismo, della disperazione, a parte il compiacimento che è sempre lì in agguato, c'è come una specie di tendenza a risorgere, a credere alla preziosa sensazione che la nostra vita possa migliorare. Non so se essere contento o diffidare dei momenti in cui mi riprende la fiducia. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni, ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione, con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via.